Ciao a tutti, eccoci in un nuovo video dei prodotti finiti. È da un po' che non giro un video dei prodotti finiti, ma non ne avevo praticamente punti e poi a un certo punto me ne sono ritrovati tantissimi, quindi lo giro adesso. Prima di iniziare sulle labbra ho un mix di due pastello labbra di Neve Cosmetics che ho vinto in un giveaway e sono della collezione Neogothic e sono la Witch e la Mandragora. Ho fatto un po' un mix di queste due. Allora, inizio perché i prodotti sono veramente tanti. Parto dai tè e tisane, così ce le leviamo di sopra, non sono tante, assolutamente. Allora, ho finito due filtri, diciamo, che mi sono stati regalati, credo, da Giulia del canale Kina Yoshimoto, ma non ne sono più sicura. Menta e Sambuco, questi qua della Pompadour, mi sono piaciuti tantissimo, un po' dolce come sapore, ma molto buona. E poi ho finito questo qua Bio Herbal Infusion, anche questo molto buono. Poi ho finito l'infuso dal mondo, questo qua è di è il gusto ananas ed è della marca Altromercato, si trova nei negozi Acqua Solidaria, è buonissimo, sapeva proprio di ananas, fantastico. Poi ho finito questo tè verde dal Vietnam Bio, anche questo preso dal negozio Acqua Solidale, 2,30 € pagato, veramente fantastico, mi è piaciuto tantissimo e lo riacquisterò. Quindi, tè finiti, passiamo ai prodotti. Allora, ho finito questa spugna per il corpo. Questa qua è di Naturamica, della marca Naturamica, mi era stata regalata al Cosmoprof e mi è piaciuta veramente tanto. Era profumata, adesso non si sente più il profumo della spugna, veramente ottima. E adesso, in sostituzione a questa, ne sto usando un'altra, sempre di Naturamica, che mi è stata inviata per una collaborazione. Questa qua è la profumazione Mela. Ottima, devo dire che questa è un po' meglio dell'altra perché come si può vedere è più grossa, è più cicciona. Questa era un pochino più piccolina, però comunque ottima, mi è piaciuta un sacco. Ho finito delle salviettine piccoline che ho preso da H&M, mi sono piaciute tantissimo, il packaging è fantastico, 99 centesimi, quindi ottime. E ho finito delle serviette intime di Sofidea, queste qua mi sono piaciute tantissimo, non ricordo dove le ho prese, non le trovo più. Però sono ottime e costano poco. Quindi. Ho finito questo detergente biostimolante per il viso, per tutti i tipi di pelle, gocce di latte puro oro. Questo qua si trova nelle COP. Mi è piaciuto molto, mi era stato regalato da una mia amica, a lei non era piaciuto, a me invece sì. Sembra un po' un sapone di Marsiglia, sia dalla consistenza che dalla profumazione. Non brucia assolutamente gli occhi, lava molto bene, non secca, non irrita la pelle. Mi è piaciuto tanto, ne bastava pochissimo, quindi un ottimo prodotto che assolutamente consiglio. Metto questa spazzola per il corpo di cose della natura perché è arrivata alla fine. Mi è piaciuta tantissimo, io la utilizzavo come una spugna, appunto. Facendo movimenti belli energici su glutei, gambe, cosce e un po' più delicati invece su braccia, pancia, schiena, perché comunque sono zone dove la pelle, almeno per quanto mi riguarda, è un po' più delicata. Però l'utilizzavo veramente quasi su tutto il corpo, mi piaceva tantissimo, riattivava molto bene la circolazione, faceva una bella esfoliazione della pelle, in più faceva fare tanta schiuma al detergente perché appunto mettevo il detergente sulla spazzola e poi strofinavo. Mi è piaciuta tanto, adesso inizia ad avere un'età e sta perdendo peli, quindi è giunto il momento di buttarla. Poi ho finito un deodorante di Balea, questo qua è menta e lime, profumazione molto molto buona, adattissimo soprattutto all'estate, ma va benissimo anche per l'inverno, fresco, lascia belli profumati per tutto il giorno, costa anche pochissimo, mi sembra tipo meno di 1 euro. L'INCI lo trovate sul mio blog, vi lascio il link di tutte le review che ho fatto di tutti i prodotti che vi mostro, ve le lascio nelle schede, lì trovate i prezzi, dove comprarli, INCI con i pallini eccetera eccetera. E adesso questo prodotto si può trovare in Italia perché è aperto un DM a Milano mi sembra e ne aprirà un altro a Bolzano
almeno per il momento, quindi adesso è reperibile in Italia questa marca. Poi ho finito si getto, sempre per quanto riguarda marchi che adesso si trovano in Italia, getto questi due prodotti di Elverde che ahimè non mi sono piaciuti e non ho neanche trovato un senso. E sono praticamente degli spray per i capelli. Eccoli qua. Che a me non sono piaciuti perché non dovrebbero tipo profumare i capelli, non li profumano, non hanno un odore per niente buono, quindi non trovo il senso di questi prodotti. No, assolutamente non mi piace, non mi piace la profumazione, non rimane neanche sui capelli, li bagna, boh, non lo so, non ho trovato un senso. Ho provato ad utilizzarli, ma non ci sono riuscita, quindi ormai sono aperti da molto tempo, quindi niente, li getto. Poi ho finito questo detergente viso della Garnier Pure Active Fruit Energy, è un gel purificante energizzante per pelli grassi o con imperfezioni, ottimo, ottimo, ottimo prodotto, mi è piaciuto tantissimo e lo riacquisterei se lo trovassi in offerta. Ha una profumazione molto buona, fruttata, fa tanta schiuma, è un gel molto denso, quindi va risciacquato per bene, non mi bruciava gli occhi, ovviamente adatto solo per pelli grasse o appunto con imperfezioni, non per pelli normali, ecco, quindi però un ottimo prodotto. Ho finito questo shampoo per capelli grassi di Esselunga, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuta anche la profumazione, lavava molto bene i capelli, non li sgrassava eccessivamente, non li andava ad annodare o a creare quell'effetto stoppa. Mi è piaciuto molto. Questo qua ha anche un buon inci, mi era stato regalato da Valentina, una mia amica che saluto, e un ottimo, ottimo prodotto. Non ho un Esselunga, però se avessi un Esselunga lo andrei a ricomprare. Poi ho finito questo bagno schiuma della Yves Rocher. Questa qua era una vecchia edizione limitata che però ogni tanto viene fuori con le offerte, soprattutto nei cataloghi delle consigliere di bellezza. E l'ho pagato, era tipo scontatissimo, l'ho pagato credo tipo 1,50 euro, 2 euro, una roba del genere. E mi è piaciuto tanto. Basta pochissimo prodotto perché anche questo è molto denso. La profumazione è molto molto gradevole. È un buon prodotto. Se lo ritrovassi in offerta lo acquisterei sicuramente perché mi è piaciuto tanto. Ho finito un detergente intimo, questo qua è il Vea, questo qua mi è piaciuto tantissimo, mi piace tantissimo, lo sapete, non è la prima volta che ve ne parlo. È un prodotto che mi ha consigliato la mia ginecologa e io, siccome un pochino costa, non lo utilizzo sempre, lo compro e lo utilizzo ogni tanto. Mi piace tantissimo, ecco la vitamina E. E lava molto bene, è delicatissimo, aiuta durante il ciclo se abbiamo delle irritazioni, veramente veramente ottimo, 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 provatelo anche per il parto, dopo il parto, è un ottimo prodotto, io ve lo straconsiglio, in casa ci troviamo molto bene con questo qua, con il Vea. Finita quasi del tutto, ne manca ancora proprio un pochino però. A parte che è passato tanto tempo, quindi ormai la devo gettare, ma poi ora fa freddo, quindi non ci penso neanche ad utilizzarla. Comunque la 90-60-90 Ice di Alchemilla, molto buona, molto mentolata. Dava veramente un effetto freddo, io avevo veramente freddo, la utilizzavo sulle gambe, sulle cosce e sui glutei, tanto per avere un effetto tonificante, rassodante o anticellulite, ma l'andavo a utilizzare nelle giornate più calde per avere un effetto rinfrescante, per andare un po' a rinfrescarmi e non morire di caldo. Come sapete, per chi ha le gambe con capillari fragili, questi prodotti qua a effetto freddo sono adattissimi, infatti quelle a effetto caldo sono assolutamente sconsigliate. Questa fa veramente un effetto freddo, quindi ottima. Non vi so dire appunto, come vi dicevo, sull'effetto tonificante, rassodante o anticellulite perché non l'ho utilizzato con costanza. Vi posso dire però che è una crema fluida, quasi liquida, che si andava a spalmare molto bene, non faceva scia bianca, non appiccicava, non ungeva, era anche molto veloce, diciamo, andava solamente
veloce come applicazione, però andava ovviamente un minimo massaggiata, ecco, non è una crema che la buttate lì e si assorbe, un pochino va massaggiata, però l'ho trovato un ottimo, ottimo prodotto, soprattutto per non morire di caldo in estate. D'inverno io non riuscirei ad utilizzarla. Poi getto, ma non l'ho finito, ma non so veramente come finirlo, e in più si è anche un po' seccato perché deve essere passato il suo tempo, è questo Deo Roll-On di Benecos. Allora, lo odio. Intanto io, c'è da dire che non sono una persona con una sudorazione eccessiva, no, io in genere non puzzo di sudore, non sudo neanche proprio in genere. Questo, ecco, un pochino mi fa puzzare. E in più, questo odore di albicocca e sambuco fa cacare. Però non è la linea che fa schifo, diciamo, come profumazione, è proprio il deodorante. Io ho la crema Mani, albicocca e sambuco, è una profumazione veramente, veramente gradevole. Questo invece del deodorante è una puzza tremenda, a me non è piaciuto assolutamente, quindi già proprio un odore un po' dolciastro ma strano, che con l'odore delle ascelle, anche se lavate, ecco, non si mixa bene, e in più appunto non funzionava assolutamente, quindi per me bocciatissimo, e di deodoranti io in genere ne boccio veramente pochi. Poi ho finito questo shampoo che faceva parte di un set della fattoria di Belcanto, questo qua si trova, mi sembra, da Douglas. Non mi è piaciuto, ce ne vuole tanto, non lava bene, non fa tanta schiuma, non, appunto non lava bene. Questa boccettina qua, che è da 62 ml, io l'ho utilizzata in una volta. Quindi no, non mi è piaciuta, poi creava un po', faceva un po' l'effetto stoppa, un po' capelli di paglia, quindi no. Poi ho finito questo dentifricio che mi era stato omaggiato da Natura House, della linea Herbal, un dentifricio con xilitolo, azione quotidiana protettiva per denti e gengive, trattamento placca e carie. Mi è piaciuto tantissimo, ha un sapore un po' strano, però mi è piaciuto tantissimo, di questo io vi ho fatto proprio un video review che vi lascio linkato qua e tra le schede e giù nell'info box, veramente un ottimo prodotto che potrei ricomprare. Tra l'altro la confezione mi sembra anche bella grande, infatti è da 100 ml, quindi dura anche molto, ottimo prodotto. Ho finito una maschera viso biologica purificante all'olio di rosa moscheta per pelli normali o miste, dei provenzali. Questa qua mi era stata regalata da Giulia del canale Kina Yoshimoto, che viene sempre nominata nei miei video, e è una maschera che mi è piaciuta tantissimo. Ha una consistenza che sembra un po' ricotta perché è strana, la profumazione è molto gradevole, sa di rosa ma è un po' una rosa sciapita, però non è male. Non si va ad asciugare, non va a seccarsi sulla pelle, ecco, un po' la crema viene assorbita dalla pelle e un po' rimane lì, però non è una di quelle maschere che si secca e va risciacquata perché tira la pelle. Questa non si secca, un po' viene assorbita e un po' rimane lì come crema. Poi ovviamente si risciacquano i residui. È purificante, ma non vi aspettate appunto quella cosa che vi secca, vi asciuga e vi purifica proprio a fondo. Pulisce molto bene la pelle, pulisce molto bene i pori della pelle. È purificante, ma appunto non è così sgrassante, così seccante. Se avete una pelle molto molto grassa, con tante imperfezioni, vi consiglio di buttarvi su altro, ma se avete una pelle normale mista, questa qua è ottima. Oppure se avete una pelle anche secca ma ogni tanto volete fare qualcosa di un pochino più purificante, questa qua è perfetta, mi è piaciuta veramente tantissimo, andava anche un po' a chiudere i pori, veramente veramente ottima. E poi sono 75 ml, ma a me è durata veramente tanto tanto tanto. Ottima, ottima maschera. Sempre Giulia mi ha regalato poi una busta, anzi erano due, una l'ho già utilizzata, questa era l'ultima, di scrub della linea, della marca di Italian Gringo, che si trova alla linea, è appunto alla linea, alla Lidl, è appunto una linea in edizione limitata che però spesso si trova, e sono appunto dei semini di scrub
da versare nel gel doccia e mi è piaciuto tanto. L'ho utilizzato, ci ho fatto due docce, anche con l'altra bustina due docce, quindi quattro, cioè quattro scrub, ecco, e mi è piaciuto tanto, carino, carino anche come idea regalo, molto, poi più che altro è molto utile, è pratico, è veloce e scrubba molto bene, la pelle rimane bella liscia, quindi un ottimo, ottimo prodotto. Poi ho finito questa mini taglia della crema mani di Shogun, questa qua, la camomilla, mi è piaciuta da matti, dura tanto perché ne basta poco, idrata tantissimo la pelle, proprio la nutre, la lascia morbida, io l'applicavo la sera prima di andare a letto e il giorno dopo avevo ancora le mani setose, veramente fantastico e non unge, non appiccica, ma anche di questo avevo fatto un video review e vi lascio appunto, vi rimando a quel video, ma veramente un prodotto molto molto valido. Poi butto questi due smalti in questo pacchettino della French Manicure e non so però di che marca sia, comunque si trovava all'OVS. Boh, questa era la marca, erano tre smalti per fare il French, li butto perché si sono seccati. Questi qua li avevo comprati quando facevo la scuola di estetica e quindi avevo 15 anni, 16 anni, ora ne ho 27 tra poco e insomma basta, si buttano. Poi ho finito questi integratori che ho preso al DM, anche questi adesso si possono trovare in Italia, appunto, e sono integratori per i capelli. Mi sono piaciuti, ma più che altro mi hanno fatto per le unghie, non per i capelli, però è un ottimo prodotto. Comunque gli integratori fateli sempre vedere al medico per sicurezza. Poi getto queste due matite per gli occhi della Astra, me le erano state regalate, le ho utilizzate un po', adesso puzzano quindi le butto. Una è di quelle che si tira su a stilo, Twist, la linea Twist, blu, era la 02 e era un'ottima matita, però appunto non ho fatto in tempo a finirla perché è scaduta prima. E uno è il matitone. Il numero 63 che è sempre un blu. Anche questo buono, ma puzza, puzza tantissimo, oddio che schifo. Comunque, a me i prodotti Astra piacciono molto, sono poco considerati, ma in realtà costano pochissimo, sono validi. La matita occhi nera, quella classica, è la mia preferita, insieme a quella Benecos. È scriventissima, dura tantissimo, costa poco, quindi fate un pensierino sui prodotti Astra perché non sono male. Poi ho finito questo qua di Comfort Zone 6 in 1 drenante, è un integratore alimentare a base di estratti vegetali. Questo qua dentro, questo qua aveva funzioni depurative per l'organismo, era con la betulla e appunto serviva a drenare i liquidi ed era il gusto tè alla pesca. Veramente ottimo, un buonissimo sapore, andava giù proprio bene, era un boccettone grosso. A me è piaciuto tanto, devo dire la verità, lo bevevo molto volentieri, è un buon prodotto, non costa poco perché i prodotti Comfort Zone non costano poco, ma se mi seguite da un po' sapete che io adoro questo marchio, ma veramente l'adoro. Poi più che un integratore è come se fosse una tisana drenante, va bevuta fredda, quindi è molto più veloce, nel senso mettete la quantità di prodotto, lo rovesciate nell'acqua, shakerate e ve lo portate a giro o bevete direttamente. Il contenuto se lo mettete in un bicchiere, quindi non dovete scaldare niente, va benissimo per l'estate, va benissimo per l'inverno, il sapore è molto buono, quindi un ottimo prodotto, non costa pochissimo, però io adoro i prodotti Comfort Zone e questo qua tra l'altro potrebbe andare bene anche come idea regalo per Natale, costa sulle 26 euro. Poi butto via, anche se non è finita, questa crema depilatoria corpo dei Pilsop per pelli delicate con burro di karité e olio di rosa moschetas. Non fa niente. Io questo qua l'ho comprato perché io mi faccio la cera, me la faccio per conto mio, ho lo scaldacera, ho tutto, da quando cioè, ho preso il diploma di estetista, mi faccio la cera in casa per conto mio. Però a volte capita che io non ho tempo di stare lì, scaldare la cera e farlo. Quindi quest'estate avevo comprato questo prodotto da utilizzare sulle braccia in casi proprio di emergenza, emergenza. Ma ragazzi, non cioè va bene che è delicato, però
non mi ha portato via nemmeno mezzo pelo, proprio il niente, quindi già non utilizzo le creme corpo depilatorie con piacere, perché comunque vanno sempre ad irritare la pelle, quindi non le vado mai a utilizzare con piacere, in più non fa niente, quindi assolutamente no, la butto, non ha senso. Poi, finita l'ennesima confezione delle lamette Lady 2 della Sien, queste qua mi ci trovo benissimo, costano poco, si prendono dal Lidl, le utilizzo sotto le ascelle. Io sotto le ascelle la cera non la posso fare perché ho delle tipo cistine, quindi non posso fare la cera, utilizzo appunto il rasoio e mi trovo benissimo con queste. Poi ho finito di Cotoneve questi dischetti Goji e Vitamina C. E mi sono piaciute molto, buone, veramente molto buone, le consiglio. E se dovessi trovarle magari in offerta le acquisterei, però mi sono piaciute di più questi guanti Stress, la rosa canina, questo campioncino come anche quelle mi erano state regalate al Cosmo Prof. Questi veramente ottimi, veramente veramente ottimi, sono piaciuti tanto, non si sfaldano, sono belli morbidi, ottimi. Ho finito dei campioncini, allora ho finito gli ultimi che avevo finalmente perché è proprio uno schifo di prodotto secondo me, però mi erano stati regalati quindi li ho utilizzati. Questi due campioncini di struccante sotto la doccia della Nivea non servono assolutamente a niente, veramente a niente, quindi boh, li ho utilizzati proprio perché ce l'avevo, non butto via niente, ma assolutamente non mi sono piaciuti. Dei campioncini di La Mande. Allora, questi qua della linea Bio Doccia Schiuma con zenzero, limone e tè verde che mi sono piaciute da morire. Questi qua mi erano stati regalati al Cosmo Prof. Un buonissimo odore energizzante, si sente lo zenzero, però a me che lo zenzero non piace, questo qua mi è piaciuto tantissimo, veramente veramente ottimo e potrei acquistarlo perché veramente mi è piaciuto sia la profumazione sia come prodotto ottimo. Questo infatti un campioncino me lo tengo da parte così poi da ricordarmi di comprare il prodotto in full size. Poi ho finito sempre di La Mande, ho finito la crema corpo e il bagno doccia della linea Lily. Una profumazione favolosa, veramente favolosa. Buonissimo bagno doccia che non va a seccare la pelle, lava molto bene, fa tanta schiuma. Buonissima anche la crema corpo perché si va a assorbire rapidamente senza fare scia bianca, ungere o appiccicare, ma allo stesso tempo va a idratare la pelle. Ovviamente in campioncino, quindi l'ho utilizzato una volta, però buona anche la profumazione che rimane sulla pelle. Ho utilizzato questo detergente liquido Petali di Spezie, anche questo. Buon odore, un po' più maschile, buono anche il prodotto, non va a seccare la pelle, tanta schiuma, eccetera. Finita questa crema corpo della linea Lanterne, sempre di La Mande. Buono anche qua la profumazione, buona la crema corpo, devo dire che non c'è stato neanche un prodotto di La Mande che non mi sia piaciuto, mi sono piaciuti tutti i campioncini. Poi ho finito la crema mani e unghie al burro di erbicocca, sempre di La Mande, anche questo buono, buona la profumazione. Con questa ci ho fatto tante tante applicazioni, veramente tantissime, perché ne bastava proprio una puntina, andava a idratare benissimo la pelle. È comunque una crema che vi consiglio per la sera perché è un po' corposa, va massaggiata. Poi ho finito la crema, la maschera purificante Sebo Vegetal di Rocher, non mi è piaciuta. Il bagno doccia tonificante al bergamotto di Maternatura mi è piaciuto, lo metto da parte e lo compro. E la mini taglia della maschera, questa qua che mi era stata data al Cosmo Prof, ma sinceramente non ci ho capito niente, quindi non so che dirvi. Quindi questi erano i miei prodotti finiti. Fatemi sapere quali sono i vostri, se avete provato qualcosa di questi prodotti. Io vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao ciao!